Proseguono le vaccinazioni anti-Covid nell'isola. Sabato pomeriggio, nella struttura dell'ATS di Viarizze 2 a Sassari, sono state inoculate le prime dosi del vaccino ai ciechi e agli ipovedenti, insieme ai loro caregiver, provenienti da diverse zone del nord Sardegna. In totale sono stati fatti 120 vaccini, tra Moderna e AstraZeneca. La vaccinazione è stata promossa dal presidente Franco Santoro dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della provincia di Sassari, in collaborazione con il responsabile dell'azienda sanitaria locale, Marco Antonio Guido. In questo periodo così difficile siamo riusciti noi a fornire l'elenco delle persone cieche e ipovedenti che desideravano essere tutelate dal Covid attraverso la vaccinazione e loro a organizzare questo capolavoro di professionalità che oggi ha sfociato qui a Rizzeddu nella vaccinazione di tutte le persone che molti e troppi forse chiamano fragili, ma che tanto fragili non siamo, siamo soltanto ciechi e ipovedenti che purtroppo perdiamo una parte di noi che è quella della mobilità e per i ciechi e non vedenti il contatto in questo periodo di Covid è una delle cose più pericolose. Grazie a tutti quelli che in solidarietà hanno lavorato con me, con l'Unione Italiana Ciechi e con l'azienda sanitaria locale. Uno splendido lavoro.